Nel video sul film di Alita ho detto che non importa se un adattamento sia fedele o meno in termini di trama, quando riesce comunque e con grande efficacia a traslare lo spirito del materiale originale. Naturalmente questa non è un'opinione condivisa da molte persone, e anzi è un concetto comune che l'opera originale sia sempre e comunque migliore di qualsiasi prodotto derivato. Chi crea un'opera, per logica e per senso comune, è l'unico a poter avere davvero una voce in capitolo. Per quanto si possa essere d'accordo, però, bisogna anche considerare che nessun adattamento parte con l'intenzione di essere migliore della sua base. Molti anime moderni nascono a scopo promozionale e quindi devono avere l'obiettivo di rimandare al prodotto originale più che quello di essere autonomi. Ogni singolo caso poi è differente e andrebbe affrontato per quel che è, tenendo in conto ogni variabile se l'obiettivo è veramente stabilire una superiorità tra fumetto e animazione. Tale paragone però è a parer mio così forzato da poter risultare soltanto in una preferenza soggettiva. Due mezzi di espressione possono essere accostati, ma confrontarli difficilmente porterà a qualcosa. Ciò che funziona nelle vignette non funziona necessariamente sullo schermo, il team di produzione può essere costretto a tagliare determinate cose per via del numero di puntate, il materiale originale è quasi sempre in corso e così via. Più si prova ad addentrarsi nella questione, più escono fuori problematiche che la rendono intrattabile a livello generale. Nel singolo invece si può intervenire tranquillamente senza alcuna paura di dire che l'anime di Shaman King sia un insulto all'intelligenza umana, oppure che la prima serie di Fullmetal Alchemist resti validissima anche con un finale totalmente differente. Perché sì, come esistono i tanti casi negativi su cui ci deprimiamo quotidianamente, ci sono anche casi positivi in cui, pur con una storia differente, il messaggio arriva forte e chiaro sfruttando altri mezzi. Il Dororo coprodotto da MAPPA e Tezuka Production è un esempio brillante di questa tendenza, anche se purtroppo, visto che in Italia l'avremo letto in 10, non si sa davvero quante differenze ci siano tra i due prodotti. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Anime Manga Ita. Io sono Italo e oggi parleremo di Dororo in relazione alla frase "il manga è sempre migliore dell'anime". Ciò che cercherò di spiegarvi però è perché questa affermazione non va proprio tenuta in conto, e che ciò che è più interessante da valutare è l'approccio che l'adattamento prende rispetto all'originale. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un like, un commento e una condivisione, perché aiuta sempre moltissimo. Proviamo ad arrivare a 300 like con questo video. Grazie, perché più ne mettete più gira. Seguiteci su Instagram, trovate il link in descrizione e poi ve lo metterò anche qui sotto. E se volete usufruire di 30 giorni gratuiti del premium di Crunchyroll, trovate il codice in descrizione. Apritela perché c'è sempre un bel po' di link utili per tutti voi. Ma bando alle ciance e che i giochi comincino. Il periodo in cui Tezuka pubblica Dororo è quello direttamente precedente alla conclusione di Astro Boy, contrassegnato da un certo numero di titoli più maturi e particolari. Wonder Tree, Kirito, Vampires e il monumentale La Fenice, opera omnia del dio dei manga. A seguito dell'esplosione del movimento Gekiga, la leggenda del fumetto giapponese reagisce alzando i toni con storie riflessive, drammi umani e un disegno sempre più espressivo. Dororo, malgrado il target shonen, si svolge in un Giappone devastato dalla guerra e tormentato dai demoni, con molti crudi particolari a sottolinearlo. Yakimaru viaggia in queste lande per recuperare 48 parti del suo corpo offerte in dono dal padre Daigo Kunimitsu, best anime manga dead, ad altrettanti demoni. Se nei primi capitoli Tezuka copre i riferimenti al sesso in modo anche un po' ingenuo, non ci mette comunque molto a far pestare a sangue ripetutamente la piccola e il piccolo Dororo, a inserire atti cannibalistici e a far morire bambini via freccia nel cuore. Quei pochi momenti di ironia sono affidati ad una sporadica rottura della quarta parete. Per il resto regna un'atmosfera seriosa dominata da storie su cosa vuol dire essere umani. Bene dai, praticamente uguale a questo nuovo Yakimaru parla sin dall'inizio. Mi sembra la differenza più semplice da cui cominciare, perché è anche la più ovvia. Pure se all'inizio il protagonista è privo di 48 parti del corpo, riesce a esprimersi telepaticamente e interagisce comunque con gli altri personaggi nonostante le mancanze. È lo stesso Yakimaru a raccontare la sua storia a Dororo, ed è proprio un bel chiacchierone. Immaginandomi la vostra mascella spalancata, sì, è una scelta piuttosto incoerente che rivela
la poca volontà di tenersi un personaggio affetto da mutismo per gran parte della scena. L'anime, al contrario, decide di prendersi un rischio comunque considerevole, privando realmente Yakimaru di ogni senso e quindi anche di un doppiatore che potesse far subito presa sui fan. Il protagonista non parla, interagisce poco e combatte solamente. Tale scelta è stata fatta per avere un obiettivo concreto con questo adattamento. Tezuka è indubbiamente uno degli autori più prolifici e importanti di sempre, però questo non vuol dire che tutti i suoi manga siano titoli di altissimo livello. Dororo è un buon fumetto, pieno di spunti interessanti. Un tono non sempre ben impostato, la struttura narrativa e una parte finale poco conclusiva non sono stati però la scelta giusta per sviluppare appieno quei concetti. Alla base del nuovo adattamento, dunque, si pone il tentativo di giocare differentemente le carte per esprimere il messaggio. La storia di Mio, nell'originale, avviene quando Yakimaru non ha ancora incontrato Dororo e le vengono dedicate due pagine, che peraltro coprono la prostituzione della ragazza con delle immagini metaforiche. In quest'anime quella parte viene posticipata e approfondita per chiarire definitivamente come in Dororo i mostri non siano tanto i demoni quanto gli esseri umani. Mio è determinata a fare anche cose poco dignitose per sopravvivere alla guerra e coltivare un suo campo di riso, ma non è che questa storia abbia importanza per tutti. Se Dororo e Yakimaru ne vedono la gentilezza e la tenacia, i soldati la percepiscono solo come una puttana e non gliene potrebbe fregar di meno della sua vita. La conoscenza superficiale porta al giudizio, ma in tempo di guerra non c'è né spazio né voglia per i chiarimenti. È in questi momenti che la natura umana getta la maschera e si rivela per quel che è realmente. Alle possessioni demoniache si intreccia una condanna netta di tali atteggiamenti, colpevoli di distruggere sul nascere le ambizioni delle persone e soprattutto delle vite degne di essere ricordate. E badate bene che non è necessariamente una tematica propria solo della guerra, comportamenti simili sono diffusissimi anche nella società moderna. Quante volte vi è capitato di giudicare qualcuno solo per delle storie che vi sono state raccontate? Tezuka aveva capito questa tendenza e lo staff della serie animata ha tenuto ad affrontarla al meglio. Piuttosto che continuare a raccontare le storie di Dororo come l'aveva fatto il dio dei manga, Kazuhiro Furuashi e Yasuko Kobayashi hanno preferito riorganizzarle in una severità più mirata all'introduzione e all'approfondimento dei temi puntata per puntata. Come abbiamo visto anche prima, ciò su cui si insiste particolarmente è il processo di scoperta del mondo compiuto da Yakimaru. Sono solo dettagli, ma assistere a come il samurai affronta il dolore e i suoni dà un'immagine perfetta di come impari sempre cose nuove e vada avanti per diventare intero affrontando le diverse sfaccettature dell'essere umano. Le persone non sono realmente cattive, ma possono diventarlo molto facilmente senza neanche accorgersene. È la vita che ti mette davanti a delle scelte e spesso ti porta a prendere la via più dolorosa. C'è chi ha le spalle abbastanza larghe per reggere il peso e chi invece si fa schiacciare diventando qualcun altro. Ciò che è chiaro è che a tutti noi manca qualcosa e vivere vuol dire inseguire quella mancanza. Yakimaru desidera recuperare le sue parti per sentirsi finalmente umano, eppure il suo viaggio chiarisce benissimo come in tante situazioni lui finisca per dimostrare molta più umanità degli altri. Il samurai cerca di essere giusto e di mettere in pratica gli insegnamenti del dottor Jukai. In un'epoca dominata da sangue e ferro, essere giusti vuol dire però anche soffrire. L'anime di Dororo offre quindi un punto di vista interessante sull'animo umano, raccontando storie affascinanti di errori e rimorsi. Ciò che sto dicendo, comunque, non è che sia meglio del manga. Anzi, ho cercato di spiegare che questa, come la fedeltà, non è proprio una cosa da considerare. Non è tanto interessante se un adattamento è migliore dell'originale, quanto l'approccio che adotta. Se riesce a prendere le cose che funzionano e a dirle in un altro modo, comunque efficace, è mille volte meglio di vedere le stesse cose cucinate alla stessa maniera. È così vitale che un adattamento replichi per filo e per segno ciò che traspone, o è meglio che funzioni e sia interessante? Io termino qui, ci sarebbero anche altre differenze minori riguardanti le singole storie, come ad esempio quella della spada posseduta, ma andare avanti sarebbe solo reiterare lo stesso concetto all'infinito e mi sembra di essermi spiegato abbastanza chiaramente. L'anime di Dororo non è necessariamente migliore della sua controparte cartacea, però riesce a riorganizzare tutti quelli che erano gli spunti interessanti del manga in una struttura narrativa sicuramente più coesa
lineare e semplice da seguire. In questa maniera, naturalmente, i messaggi espressi dall'opera arrivano più chiaramente allo spettatore, anche perché c'è stato un coraggio in un certo senso maggiore e anche una libertà data da un'epoca sicuramente diversa rispetto alla fine degli anni 60. E quello che mi ha stupito di più è che c'è stata proprio un'intenzione molto forte dietro la creazione della serie. Quando ha scritto Dororo, Tezuka si trovava comunque in un periodo di sperimentazione in un certo senso, in cui stava per raggiungere delle vette artistiche, come ha fatto ad esempio in Apollo No Uta, che è di un paio di anni dopo, o in Vampires, dove giocava con la quarta parete in maniera incredibile e riusciva a dire cose che i suoi contemporanei si sognavano soltanto. Dororo in un certo senso è stato uno dei primi esperimenti realizzati da Tezuka, e quindi si sente anche una sorta di ingenuità dovuta anche e soprattutto al cambiamento di tono, che nei primi capitoli non era così duro e crudo come poi diviene successivamente. Ma è inutile prolungarmi ulteriormente, ciò che dovevo dire l'ho detto. Naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, ditemi se siete d'accordo o meno, fatemi capire la vostra opinione. Io vi saluto qui e vi rimando ad un prossimo appuntamento con il canale, che sarà in questo caso martedì. Sta per ritornare la rubrica dei consigli. E porca puttana, c'è una vespa enorme. Ci salutiamo, eh? Io sto per morire qui. Via da me.